Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, suicidio giovanile. E questo video eh, mi viene ispirato dall'amico Optimus 83 Ion, il quale mi invia il, un filmato. Vedete le Iene. Enrico Lucci Il suicidio eh, c'è una splendida ragazza di nome Daniela che ci dice delle cose meravigliose con una grandissima lucidità una ragazza che ha tentato più volte di suicidarsi e che, che è stata ogni volta salvata e che ha accettato di parlare in televisione di queste, sua, di sua, di queste, sua, di queste sue diciamo così esperienze e mm, allora, ogni volta che io sento parlare di suicidio, ah, qua tra l'altro nel filmato appaiono due psichiatri che danno le loro motivazioni del perché uno si suicida. Ciò che, che io ho trovato strano in questi psichiatri è che essi eh, affrontano il problema del suicidio giovanile così come se fosse un problema eh, così di sempre. cioè lo, de lo, 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 lo decontestualizzano dalla società in cui i giovani vivono oggi. Com'è la società in cui i giovani vivono oggi? È una società nella quale sono stati eliminati i problemi di natura materiale. In un certo senso eh, non c'è più, eh, più bisogno della affannosa ricerca del pane quotidiano. Nel passato a un bambino di 8-10 anni, il papà gli dava il calcetto nel sedere e il bambino andava a lavorare, andava a lavorare in una stalla, andava a fare il garzone di bottega e via di seguito, affrontava proprio aveva fame aveva fame aveva fame e quasi era più attaccato alla vita e, e le considerazioni di natura psicologica erano lontane da lui. Oggi invece i ragazzi vivono senza dover affrontare i problemi materiali della sopravvivenza quotidiana e hanno tanto tempo per pensare. Pensano, 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 pensano e pensando e ripensando e vai anche a pensare a qual è il significato della vita. E quindi tanti, ah, che sia chiaro, che sia chiaro, eh, 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 c'è già pensato la natura eh? a rendere dif difficoltoso il suicidio, c'è già pensato la natura eh, perché noi siamo attaccati alla vita da quello che si chiama istinto di sopravvivenza. E anche se arriviamo a meditare il suicidio, non è che poi lo realizziamo, abbiamo le catene che ci tengono legate, legate all'esistenza e qualcuno eh, le, le spezza queste catene. Riesce a spezzarle. E, e allora che cosa dobbiamo dire? Guardate, quando si parla del suicidio, a me viene sempre in mente Dante ieri. Dante di ieri della Divina Commedia: no? Inferno, Purgatorio e Paradiso. I suicidi Dante Alighieri eh, non li teneva a mettere nell'inferno? Lo, lo chiamano il ghibellin fuggiasco. Il ghibellin fuggiasco, sapete no, l'Italia divisa tra guelfi e ghibellini. I guelfi erano quelli che stavano dalla parte del Papa, i ghibellini erano quelli che stavano dalla parte dell'imperatore. Ma l'Italia è sempre la stessa. Il nostro ghibellin fuggiasco Dante Alighieri, che stava dalla parte dell'imperatore e quindi era un po' contro il Papa, Uh, ma che grande piacere che gli ha fatto a, alla chiesa cristiana, cattolica cristiana, scrivendo la Divina Commedia. Inferno, purgatorio e paradiso, non te li va a mettere nell'inferno? E si vede che Dante Alighieri ignorava quanto era buono invece il, 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 il dio degli ebrei, Yahweh, il quale non ce l'aveva l'inferno, ma insomma Dante Alighieri, se mi ascolti lì nel mondo delle ombre, ma perché... Lì, quando inizi l'inferno, dice: Per me si va per la città dolente. Via di seguito, perdete ogni speranza voi che entrate, via di seguito. Non, non avevi però scritta la premessa. Ma guardate, che io sto scrivendo la Divina Commedia eh, in un contesto di cristianesimo. però cari giovani, che poi a scuola studierete la Divina Commedia, se sappiate, per esempio, che se voi. Eh, diventate ebrei eh, eh, la divina commedia non vale più perché l'inferno non c'è per gli ebrei eh, non c'è l'inferno e il dio degli ebrei è più buono del dio dei cristiani allora mette i suicidi dall'inferno ci ha messo via delle vigne per esempio ma ci ha messo Catone Luticenze per la verità Dante Alighieri relativamente a Catone Luticenze ha detto parole meravigliose meravigliose uh, ha detto L'ha messo all'inferno, però ha detto di Catone Luticenze colui che si suicidò dopo essere stato sconfitto da Caio Giulio Cesare per non cadere prigioniero nelle sue mani perché era molto orgoglioso. Libertà, cioè parlando di Catone Luticenze, Dante di ieri, di Bellino, scrive, libertà va cercando, che si cara, come sa chi per lei vita rifiuta. La libertà può essere più cara della vita. Cioè, tagliare le catene, tagliare le catene, eh, può essere un'operazione un che ci lusinga molto, che ci lusinga tantissimo. Ora, per carità, state tutti tranquilli, ci ha già pensato la natura a metterci addosso delle belle catene per tenerci legati alla vita. Sono sempre pochi quelli che, che, che fanno il grande balzo, no? libertava cercando che si cara come sa chi per lei vita rifiuta. E Quindi non c'è da temere che ci sia una epidemia di suicidi, si sì, aumenta il tasso, di, 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 la percentuale dei suicidi può aumentare. Anche perché vi ho detto qual è il contesto sociale in cui vivono i giovani, ma sarà, sarà sempre maggiore il numero di giovani che vogliono continuare a vivere nonostante tutto di quelli che si suicidano. Oggi i giovani hanno più tempo per riflettere, hanno più tempo per pensare alle questioni psicologiche relative all'esistenza, cioè che cosa ci stiamo a fare al mondo. Diciamo che in Oriente, per esempio, il suicidio eh, non è mai stato, eh, eh, diciamo così, rivestito di, di un alone di, di, di colpevolezza. Il suicidio non è un caso che i kamikaze durante la seconda guerra mondiale li troviamo in Giappone. Ma neanche i più fedeli di Hitler hanno mai pensato di fare i kamikaze, non c'è. Nella cultura occidentale, il suicidio è stato un po' bandito. Bandito e eh, abbiamo tanti casi di suicidi nella storia mm, Marco Antonio Cleopatra ma tanti 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 casi di suicidi non sto qua a nominarli tutti anche la letteratura romantica parla del, del suicidio d'amore dell'ultima lettere di Jacopo Ortis di Ugo Foscolo i dolori del giovane Werther del Goethe suicidi per amore oggi si è elevato il tasso di suicidi io francamente da una prospettiva, come dire, eh, di immanenza, una prospettiva materialistica, non considero il suicidio un evento, un evento, come dire, da, 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 da criminalizzare. Il suicidio è la ricerca della libertà, come diceva... diceva Dante Alighieri, il ghibellino fuggiasco che però i suicidi li mette all'inferno. Per me i suicidi non ci vanno all'inferno. Infatti, infatti questa brava ragazza è così lucida da dire no, dopo morto, dopo morto non c'è più niente. Sì, sì, come ha detto il Dio Yahvé, il Dio degli ebrei, che non ha fatto come il Dio cristiano che i suicidi ti rimanda all'inferno. No, il Dio Yahvé, Geova. E non ha creato l'inferno. Ma io vorrei concludere dicendo, tranquilli, tranquilli, tutti tranquilli, che ci pensa la natura a tenerci legati a se stessa. Tranquilli, le catene con cui la natura ci tiene stretti a sé sono sempre tanto, tanto forti. Soltanto in alcuni casi qualcuno riesce a spezzare queste catene, ma ve l'ho detto perché per un eccesso di riflessione. Per un eccesso di riflessione. Va bene, cari amici, spero di aver interpretato, interpretato questo video mandatomi dall'amico Optimus83 Ion. E mm, soprattutto spero che voi lo andiate a vedere perché, effettivamente, qua c'è l'intervista a questa mm, simpaticissima ragazza Daniela che davvero non la si può perdere. Grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.